sporcizia e incuria in quel luogo di frontiera che è la ASL numero 1 dell'Aquila a Collemaggio. La zona, a ridosso della basilica distrutta dal terremoto del 2009, è diventata una delle tante terre di nessuno del capoluogo abruzzese, nonostante la presenza di strutture molto importanti oltre la ASL, come il servizio per le tossicodipendenze, accanto a un luogo di aggregazione come Case Matte, un centro per la fisioterapia, quest'ultimo a pochi metri dalle vecchie sedi ormai in disuso dell'Accademia dell'Immagine e, paradosso agghiacciante, dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e delle sedi di alcune associazioni cittadine. Un'area enorme nel verde dell'Aquila, ma che fa spavento per lo stato di abbandono in cui versa, tra palazzi di alcuni punti ASL spezzati dal terremoto e rami di alberi potati abbandonati sulla strada, all'interno di un percorso fatto di ogni genere di immondizia, come bottigliette di metadone, pannolini usati, cartacce, ferraglia e anche un cumulo di sale non usato per le copiose nevicate di febbraio. Fa specie vedere questa parte del capoluogo terremotato ridotta così e ci si chiede se esista o meno un progetto di recupero e riqualificazione che la riporti al decoro dopo tanti anni, perché lo schifo e il degrado della zona erano già presenti prima del sisma. In una città già gonfia di problemi, non è tollerabile lasciare che l'incuria e la sporcizia prendano possesso di aree ad alta presenza di personale medico e ospedaliero, di giovani, anziani, insomma, di quella cittadinanza che ha un gran bisogno di lavorare e camminare in un posto che sia pulito e rimesso a nuovo, senza che i segni della cattiveria della natura e dell'idiozia umana stiano lì a ricordare una ricostruzione mai veramente partita.